Sindaco Enzo Ferrazzano, sono trascorsi poco più di 3 mesi dal Consiglio Comunale che l'ha vista diventare capo di questa amministrazione che condurrà sino alle prossime amministrative. Come sono stati questi 3 mesi? Ma non le nascondo che, nonostante tutti gli anni di esperienza amministrativa, ricoprire questa carica è stata un'emozione unica. Per quanto riguarda il lavoro, non si è trattato nient'altro che aumentare quelle che erano le problematiche da affrontare giornalmente, mentre prima mi occupavo di due settori specifici, adesso mi devo occupare di tutti i problemi di tutta l'amministrazione. Comunque, siccome con la struttura e con tutti i dipendenti ho avuto sempre un ottimo rapporto di collaborazione, ho continuato, ho incrementato questo rapporto con i dipendenti di collaborazione e condivisione delle pratiche e delle problematiche da portare avanti. Per cui, fino ad oggi, devo dire che questi primi 3 mesi sono stata un'esperienza fino ad oggi positiva. Anche per quanto riguarda il livello di collaborazione e di coinvolgimento della squadra politica che è rappresentata dalla Giunta e dalla maggioranza. Sì, anche da quel punto di vista sto trovando collaborazione da tutti quanti, dai consiglieri, dagli assessori, per cui il mio modo di procedere, di fare amministrazione è stato sempre quello della condivisione delle problematiche, per cui con questo sistema si cercherà di andare avanti e sono sicuro che andremo avanti tranquillamente fino alla fine della legislatura. Amministrare Termoli è amministrare una realtà complessa, fatta di specificità come possono essere le aree portuali, le periferie, le grandi arterie di comunicazione. Su questo vogliamo improntare oggi questo nostro dialogo per rappresentare alla cittadinanza quali sono le azioni che da qui ai prossimi mesi, prima del voto, vorrà concretizzare un programma di governo locale del territorio. Partiamo proprio dal porto perché ci sono anche delle criticità a cui mettere mano, abbiamo ricevuto lamentele da parte delle categorie ittiche sulla gestione dei rifiuti, anche se lì insiste una vecchia competenza della Regione Molise, ora transitata all'autorità del mare Adriatico Meridionale di Bari. Guardi, io devo dire che attualmente dobbiamo riconoscere che il settore della pesca sta vivendo un momento di crisi dovuta a diversi fattori, come la cattiva gestione della pesca, l'inquinamento, la pesca eccessiva e illegale, la conservazione degli stock ittici, sono tutte problematiche che oggi interessano il mondo della pesca. Per cui come bisogna intervenire? Intervenire prima di tutto per aumentare il valore aggiunto del prodotto per garantire a coloro che si occupano e lavorano nel mondo della pesca, per garantire il loro salario giornaliero. Noi come amministrazione all'attività portuale abbiamo dedicato una particolare attenzione, per cui stiamo portando avanti e abbiamo portato avanti delle iniziative che oggi abbiamo dato al porto delle strutture e agli addetti della pesca delle strutture che aspettavano da 40 anni. Abbiamo partecipato a un bando nazionale per i fondi per il mercato ittico, abbiamo ottenuto il finanziamento, abbiamo provveduto a rifare tutta l'asta automatica per la vendita del prodotto e questo ci ha portato a eguagliare agli altri comuni, agli altri mercati ittici. In più stiamo realizzando, finalmente dopo 30 anni, 40 box dell'area portuale da assegnare agli addetti della pesca e questo veramente è un traguardo di cui ne vado fiero perché effettivamente gli addetti alla pesca stanno vivendo un momento difficile e dargli un aiuto come dargli una struttura dove poter svolgere la loro attività a terra è veramente un traguardo ambizioso che stiamo raggiungendo. Per quanto riguarda la vicenda dei rifiuti, è stato sempre un problema di competenze tra regione, comune e adesso tra comune e autorità portuale. In questi giorni stiamo raggiungendo un accordo con l'autorità portuale, la quale si farà carico degli oneri della raccolta dei rifiuti. Stipuleremo, penso, la settimana prossima una convenzione tra il comune e l'autorità portuale, in cui l'autorità portuale affiderà alla Rieco
il servizio di raccolta dei rifiuti nell'ambito portuale, così come fa per il comune. Per cui con questo sistema, siccome abbiamo condiviso il tipo di intervento nell'ambito portuale, finalmente avremo nell'ambito portuale un servizio di raccolta dei rifiuti degno del luogo, perché il porto per i turisti che vengono a Termoli è uno dei primi, luoghi di impatto, per cui lì diamo la prima immagine della nostra città. Un'altra immagine della nostra città assolutamente rappresentata dalla porta d'Oriente, quella che viene dalla Puglia verso il Molise e attraversa via Corsica. Su via Corsica ci siamo spesi come testata rappresentando una situazione che deve essere assolutamente migliorata dal punto di vista della sicurezza e dell'infrastruttura viaria. Quali sono i programmi? Un problema che è stato anche evidenziato dai consiglieri di minoranza. Guardi, noi non è che i problemi non li conosciamo e non li vogliamo affrontare. Noi ci stanno i giudici che sono gli elettori, perché quando ci sono le elezioni i cittadini votano una maggioranza e una minoranza. La maggioranza ha il dovere di portare avanti il programma col quale si è presentato agli elettori. E noi stiamo portando avanti questo programma. Penso che nessuna amministrazione ha fatto in 4 anni quello che ha fatto questa amministrazione. E non è che il problema di via Corsica non l'abbiamo affrontato. Il problema di via Corsica l'abbiamo affrontato dall'ondata 2020, perché nel 2020 noi abbiamo realizzato un progetto che prevedeva la messa in sicurezza e la riqualificazione dei due ponti, di tutto il tratto di via Corsica, più la riqualificazione di via Vespucci, cioè la strada che dalla torretta arriva fino alla gondola. Abbiamo fatto fare un progetto all'ingegnere Rosiello, dell'importo di circa 20 milioni di euro, e abbiamo chiesto un finanziamento al Ministero dell'Interno. Dopo varie interlocuzioni con il Ministero, purtroppo il Ministero ha detto che il Ministero non può interloquire con i comuni, ma interloquisce solo con la Regione, con le Regioni. Per cui la Regione ha fatto un bando nel 2022 e noi abbiamo partecipato a questo bando regionale con questi progetti e siamo in graduatoria per avere il finanziamento regionale. In più abbiamo provveduto a fare le verifiche statiche delle strutture e stiamo aspettando che si sbloccano questi fondi da parte della Regione. Però non ci siamo fermati, perché abbiamo ripreso il progetto presentato all'epoca al Ministero e tramite l'assessore Marone abbiamo ripreso i colloqui con il Ministero e stiamo vedendo di realizzare la possibilità che il Ministero, facendo un accordo di programma con l'ANAS, possa trasferirci questi fondi per la messa in sicurezza di via Corsica e di via Vespucci. C'è stata una progettazione di massima del valore di circa 11 milioni di euro, questo sì. È quello che è transitato anche all'interno, diciamo, della programmazione delle opere pubbliche. È l'ultimo progetto che abbiamo presentato al Ministero per reperire questi fondi da parte del Ministero. E le notizie che abbiamo sembra che ci siano ottime possibilità per ottenere questo finanziamento. Oltretutto, migliorare la viabilità significa spostare il raggio d'azione sulla sosta e sui parcheggi. Davvero si attende una svolta a Termoli. Sono 20 anni che la cittadinanza, gli operatori, i turisti vogliono questo. Adesso mi rifaccio a quello che ho detto prima, no? Maggioranza e minoranza. Il problema dei parcheggi a Termoli è un problema impellente che va risolto. Purtroppo noi si era partiti con un progetto per la riqualificazione di Piazza Sant'Antonio e Pozzo Dolce. Purtroppo siamo stati fermi 4 anni per questioni di esposti, Consiglio di Stato. Dopo 4 anni ci troviamo a dover ricominciare da capo, perché nel mentre avevamo partecipato a un bando nazionale per la rigenerazione urbana e avevamo ottenuto un finanziamento di 5 milioni e volevamo procedere su questo progetto. Adesso il Consiglio di Stato ci ha riportato punti a capo.
Stiamo adesso cercando, tramite i nostri legali, di incontrare la società proponente del project per cercare di trovare una soluzione che ci permette comunque di realizzare il progetto presentato con la riqualificazione urbana e nello stesso tempo i fondi della regione destinati al tunnel di trasferirli per la realizzazione del parcheggio a Piazza Donatori di Sangue. In questi giorni, proprio stamattina, ci siamo visti con i legali per vedere qual è la strada da intraprendere con la trattativa con la società proponente del progetto. Questo è un settore che è molto delicato ed è considerato strategico da una categoria anche particolare che sta vivendo come la pesca un momento decisivo, che è quella dei balneari. Si aspettano molto dall'amministrazione comunale e dall'amministrazione regionale, in continuità rispetto a quelle che sono le esperienze sul territorio sia di Roberti che di lei. Anche per quanto riguarda questo problema, noi anni fa l'amministrazione comunale di Termoli ha approvato il piano degli arenili, che poi si è fermato perché i balneatori hanno fatto un esposto al TAR, e il TAR dopo tanti anni, perché sono passati oltre tre anni, ha respinto il ricorso dei balneatori. Per cui a questo punto avremmo potuto rimettere in campo, iniziare le procedure in base al piano spiaggia. Purtroppo ci sta una novità, che la regione, cioè nel tempo, lo stato dei luoghi della nostra spiaggia, principalmente le aree dunali, hanno cambiato modo di esistere. Per cui la regione ha fatto una delimitazione nuova delle aree dunali che vanno a cozzare con quelle che era previste nel piano spiaggia. Per cui adesso ultimamente c'è stato un incontro tra regione, comune e demanio, per cui adesso si provvederà a riposizionare tutte le aree dunali, a delimitarle, per cui alla luce di queste dobbiamo adeguare anche il nuovo piano, il piano spiaggia. Poi c'è stata la benedetta Bolkestein, che stiamo aspettando decisioni da parte del governo, e anche quello ci dirà se dobbiamo rimettere a bando le concessioni o possiamo andare avanti sulle proroghe. Ci stiamo avviando alla conclusione di questa intervista, che è focalizzata su alcuni temi molto molto particolari. Vogliamo chiedere se in questi mesi di maggiore attenzione che è stata dedicata all'ambiente ci sono stati dei miglioramenti sul territorio, e l'ultima domanda invece riguarda un altro asse strategico per quanto riguarda la logistica dei trasporti, la ferrovia, visto che sono iniziati i lavori che porteranno il raddoppio della tratta fino alla stazione e si prevede anche la riqualificazione della stazione ferroviaria di Terni. Sì, per quanto riguarda le ferrovie, mi sono sentito col presidente della regione pochi giorni fa. Stiamo aspettando la convocazione da parte del Ministero per la sottoscrizione della convenzione, che riporterà tutti quanti gli interventi che saranno realizzati nell'ambito della tratta Campomarino-Termoli e quella sulla stazione di Termoli. Sull'ambiente avete avuto già i primi risultati? Sì, perché abbiamo fatto vari incontri. Proprio ieri sera l'assessore Colaci ha avuto un incontro con il gruppo delle guardie ecologiche. Abbiamo fatto degli incontri con l'Ariego, dobbiamo riconoscere che quest'estate c'è stato qualcosa che non ha funzionato, e stiamo vedendo quali sono le correzioni da apportare per migliorare il servizio, in modo che l'anno prossimo, la stagione estiva, non viviamo gli stessi problemi di quest'anno. Vi posso anticipare che, per esempio, stiamo cercando di accontentare una richiesta fatta da parte dei commercianti per quanto riguarda il ritiro dei cartoni. Oggi i cartoni vengono ritirati solo una volta al giorno di pomeriggio, cioè di mattina dalle 9 alle 11, e questo porta degli inconvenienti per i commercianti. Hanno chiesto di ripristinare il ritiro pomeridiano e stiamo concludendo l'accordo, per cui a breve faremo una conferenza stampa in cui comunicheremo un accordo fatto con la Riega
la Rieg che provvederà a fare il ritiro dei cartoni 2 volte al giorno, cioè la mattina e il pomeriggio, per le Grazie. aree centrali. Grazie dell'attenzione e buon lavoro. Grazie a voi.